mettiamo 8 litri d'acqua e 4 tappi di questo Black & Brap Shampoo. Due secchi, come puoi notare abbiamo questo comodissimo misuratore in litri. E se non hai l'aria compressa come fai? Adesso ti do una bella dritta. Maniaci dell'auto, bentornati su ODP, la Mini sporchissima, perché ho fatto il test drive in Abruzzo con il nuovo differenziale autobloccante. Mamma mia come va! Non so se già hai visto il video, se non l'hai fatto ti lascio un link qui in alto a destra. Dunque, oggi utilizzerò i prodotti della Mafra Maniac Line per lavarla. Tutti gli step, seguili alla lettera, mettiti sul divano, mettiti le cuffie. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, oggi godrai tantissimo. Ehi, signori e signore, questi prodotti rasentano la perfezione. Qui sotto in descrizione ti lascio un link con tutti i prodotti che utilizzo in questo lavaggio. Te li devi andare a comprare assolutamente, perché il fine settimana sta arrivando e ti devi lavare la tua auto, te la devi curare come un vero maniaco. E rimani incollato fino alla fine del video perché ti faccio vedere questo prodotto qui, che è una bomba. Exterior Quick Detailer, che dona una lucentezza e una setosità alla carrozzeria che tu neanche te lo puoi immaginare. Buona visione! Facilissimo, ti farò vedere quali prodotti utilizzare per l'esterno, ma poi ti darò anche una chicca per gli interni con questo prodotto qui, Interior Cleaner Purifier, azione decontaminante, igienizzante e antiodore. Io nella Mini ho i sedili in pelle e stoffa, quindi questo Interior Cleaner Purifier è perfetto. Ma se tu avessi i sedili in Alcantara, per esempio come nella mia Subaru, questo qua è il prodotto da usare, Alcantara Cleaner. Ragazzi, siete ancora lì? Cominciamo! Ragazzi, guardate cosa mi ha dato Beta. Madonna, io l'adoro questo affare, che meraviglia! Mi raccomando, aspiriamo bene gli interni prima del lavaggio e prima di applicare l'Interior Cleaner Purifier. Tipico colore violaceo, è normalissimo, lasciamo agire il prodotto per 3-4 minuti, poi ci aiutiamo con un bel pennello di questi qui, setole marroni, un po' più dure rispetto a quello bianco, e andiamo nei punti più difficili, più nascosti, con il nostro pennello. Nuovo pennello, ragazzi. Un pochino più fino per andare qui. Ragazzi, l'iron remover è fondamentale per cominciare, perché elimina tutte le particelle dovute alla contaminazione ferrosa, restituendo brillantezza ai cerchi. Ecco fatto, adesso andiamo a risciacquare abbondantemente con acqua. Dopo aver fatto i cerchi, facciamo il prelavaggio. Utilizziamo Nebula Foam Gun, un litro d'acqua già messa, con due tappi di prodotto. Io ho già fatto un video dedicato, ti lascio qui in alto a destra una scheda, se vuoi saperne di più sul prelavaggio. Ricordati sempre dal basso verso l'alto come da video. Caricalo bene e spruzza. Dopo l'applicazione aspettiamo un minuto, non facciamo asciugare il prodotto sulla carrozzeria e risciacquiamo sempre dal basso verso l'alto. Se ti chiedi il perché, ti vai a vedere questo link, quello che ti ho lasciato prima. Due
secchi. Come puoi notare, abbiamo questo comodissimo misuratore in litri. Nel secchio con scritto wash mettiamo 8 litri d'acqua e 4 tappi di questo Black & Wrap shampoo, mentre nel secchio del risciacquo, dove all'interno c'è questa griglietta qui, andremo a risciacquare continuamente il nostro guanto. Guanto che ha due lati, questo lato blu per le parti basse della macchina e questo giallo per cofano, vetri e tetto. A differenza dello shampoo ceramico che abbiamo visto nello scorso video, questo va applicato normalmente, quindi dall'alto verso il basso, mentre l'altro era dal basso verso l'alto. Tante cose da sapere, quindi vatti a vedere tutti i video, guai! E lasciami pure un like, che aiuta, no? Aiuta l'algoritmo. Abbiamo detto la parte gialla, tetto, cofano, vetri. Quindi se partiamo dal tetto, facciamo così. Risciacquo utilizzando la griglia sul fondo del secchio e riparto. Risciacquo, giro il guanto dalla parte blu e mi occupo della parte bassa della macchina. Nelle parti basse risciacquate il guanto continuamente per evitare graffi, no? Con il Black & Wrap shampoo risciacquiamo dall'alto verso il basso. Ragazzi, l'ideale sarebbe asciugare l'auto con l'aria compressa. Togli tutto il grosso, soprattutto qui nei cerchi, qui negli specchietti, nelle maniglie, nel tappo della benzina, ovvio, no? Quindi io ce l'ho e lo faccio, però poi ti do anche una dritta per ottimizzare i tempi e per avere un risultato eccezionale anche senza aria compressa. È troppo facile così. E se non hai l'aria compressa come fai? Adesso ti do una bella dritta. Utilizza questo Exterior Quick Detailer, il panno per asciugare adatto in microfibra che ti lascio qui sotto in descrizione, nebulizziamo tutta la macchina con il nostro Quick Detailer e ti faccio vedere cosa succede e perché. Il Quick Detailer crea questo cuscinetto che ci permette, oltre che di accorciare i tempi, anche di proteggere ancora di più la carrozzeria dai graffi, perché qualche cosa potrebbe essere sempre rimasto, no? Invece con questo creiamo come un film, come un cuscinetto protettivo, che mentre asciughiamo evita di farci fare i graffi e poi dona alla carrozzeria una brillantezza, una setosità senza pari. La carrozzeria è ancora bagnata. Il panno per l'asciugatura ha due lati, uno per i vetri, questo qui, e uno per la carrozzeria, questo qui. Io ovviamente per essere più pignolo utilizzerò due panni. E poi ragazzi, a cosa serve? Il Quick Detailer, oltre a questo, cosa fa? Ti evita di vedere quelle bruttissime, antiestetiche striature che l'acqua lascia, soprattutto se è acqua molto calcarea. Passando il panno insieme al Quick Detailer spariscono. Giro panno per i vetri e ti dico che è comodo anche perché con un'applicazione fa due cose. Ti accorgerai che a un certo punto il panno si bagna troppo e quindi è difficile asciugare bene. Allora lo cambi e ne prendi un altro. Io infatti ce ne ho sempre due a disposizione. Molto molto meglio asciugare col Quick Detailer sotto. La sento più liscia, più morbida, da gusto. Guardate come scorre il panno dopo che ho asciugato utilizzando il Quick Detailer. Non so se vi rendete conto.
È fantastico, è proprio seta. Con il quick detailer durante l'asciugatura è venuta da paura. Ora non ci rimane altro che mettere il glass cleaner sui vetri e poi il mio preferito, interior cleaner purifier. Utilizziamo sempre due bei pannetti in microfibra che vi lascio qui sotto. Spruzziamo il prodotto all'interno della nostra auto e poi con il panno andiamo a rimuovere il prodotto. Vedrete che risultato. Siamo, ora te la faccio vedere, un po' di car porn non guasta mai, è venuta una bomba. Mi raccomando, lasciami un like e vai qui sotto in descrizione a vederti i prodotti, te li puoi comprare. E poi ragazzi, oh, se non vi siete iscritti al canale, cosa state aspettando? Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!